emozioni, sogni, sentimenti non sono mai mancati negli oltre 100 anni di storia della nazionale. Basta una lettera dell'alfabeto per evocare innumerevoli ricordi in tutti i tifosi italiani. Lettera R, come Augusto Rangone, il primo commissario tecnico vincente con la nazionale azzurra. Ai Giochi Olimpici di Amsterdam del 1928, l'Italia conquista la medaglia di bronzo battendo l'Egitto nella finale per il terzo posto con il punteggio record di 11-3. Sei anni dopo, la bacheca azzurra accoglie la Coppa Rimé, il trofeo assegnato alle squadre vincitrici dei mondiali. Nata come Victory, dal 1946 porta il nome di Jules Rimé, il presidente della FIFA ideatore del torneo. L'Italia la vince nel 1934 e nel 1938, ma è il Brasile a conquistarla definitivamente nel 1970. Cornice del primo trionfo azzurro è Roma, la città che in assoluto ha ospitato più gare della nazionale. Il 10 giugno 1934 l'Italia batte la Cecoslovacchia per il suo primo titolo mondiale ed esattamente 34 anni dopo, sempre a Roma, la nazionale supera per 2-0 la Jugoslavia nella ripetizione della finale dell'unico europeo vinto dagli azzurri. Primo gol della partita porta la firma di Gigi Riva, primo giocatore del Cagliari a vestire la maglia azzurra, riesce a scrivere la storia della nazionale nonostante due gravissimi infortuni. Dopo la vittoria agli europei sfiora il successo mondiale a Messico 70 e nel 1973 diventa il miglior marcatore azzurro di tutti i tempi, con 35 reti in 42 gare. Riva è secondo nella classifica del Pallone d'Oro del 1969, preceduto solo da Gianni Rivera, il primo calciatore nato in Italia a conquistare questo premio. Anche Rivera è campione d'Europa e vice campione del mondo, è suo il gol che decide la partita del secolo contro la Germania Ovest e fissa il punteggio sullo storico 4-3 per l'Italia. Nonostante le mille controversie, prende parte a 4 mondiali, vantando 60 presenze in azzurro. 13 anni dopo Rivera sarà Paolo Rossi a ricevere il Pallone d'Oro grazie soprattutto alle prestazioni di Spagna 82. Oltre a laurearsi campione, Pablito diventa il primo italiano a conquistare il titolo di capocannoniere di un mondiale. In totale, in due edizioni, segna 9 gol, un record azzurro condiviso con Baggio e Vieri. Questi sono i nostri ricordi azzurri legati alla lettera R. A voi invece cosa fa venire in mente?